8 anni dopo il terremoto e importanti lavori di consolidamento e restauro, è stata riaperta a San Giovanni in Persiceto la ex chiesa di San Francesco. Alla cerimonia di inaugurazione c'erano tra gli altri il sindaco Lorenzo Pellegatti e gli assessori alla cultura Mauro Pagnoni e ai lavori pubblici Alessandra Aiello. È un frutto di una collaborazione ampia, ma soprattutto quello che ho voluto trasmettere con questo recupero è proprio quello di lasciare tutte queste mura, questo contenitore che parlassero la lingua dei tempi, della trasformazione, delle modifiche, ma del vissuto. Questo è il nostro vissuto e questa è la nostra memoria e questa rappresenta la memoria della nostra città. Quindi noi quando guardiamo un angolo, un pezzo, un muro, vediamo un vissuto di chi è stato qui, di chi ha lavorato qui, di chi ha condiviso le sorti di questo paese, dai Vigili del Fuoco, alla polizia locale, alla polizia di Stato, ai cantonieri, ai giardinieri, un po' tutti siamo passati qua e siamo passati di qua anche chi ha vissuto chiaramente dal punto di vista religioso. Uno spazio chiaramente culturale, come vedete ad esempio adesso c'è una bellissima mostra, molto suggestiva, di Zamboni, dell'artista Zamboni, quindi continueremo su questa lunghezza d'onda. Iniziative culturali, di incontro, di socializzazione e quindi poi chi avrà fantasia la potrà esprimere. I lavori di ristrutturazione, iniziati nel gennaio 2019, sono costati oltre 575.000 euro, in gran parte finanziati dalla Regione Emilia-Romagna con le risorse del commissario delegato alla ricostruzione. Gli interventi eseguiti in seguito al sisma del 2012 sono gli interventi di riparazione del danno e rinforzo locale e hanno riguardato essenzialmente interventi sulla copertura e le volte che hanno subito danni durante il terremoto del 2012. Sono state rinforzate la cupola e le volte con l'inserimento di reti fibro rinforzate in basalto e acciaio, sono stati rinforzati gli archi mediante l'inserimento di catene in acciaio ed è stato inserito un cordolo metallico in sommità per rendere scatolare il comportamento della struttura al sisma ed evitare il ribaltamento della facciata e altri meccanismi di collasso della struttura. La riapertura della ex chiesa ha visto anche l'inaugurazione della mostra Popoli in Cammino con opere degli scultori Sara Bolzani e Nicola Zamboni, allestite con una illuminazione molto suggestiva. Una piccola parte di un gruppo al quale stiamo lavorando da oltre 20 anni, che è stato esposto anche nel cortile del Palazzo del Comune di Bologna e che abbiamo ancora in casa, nel giardino. Questa è una piccola parte che erano le persone, diciamo così, che vengono da altri mondi e che sono capitate qui, in cerca di una vita migliore. Alcune delle figure che vedete sono state ispirate da viaggi, molte, molte di più invece sono quelle che sono ritratti dei veri e propri amici che frequentano la nostra casa e che sono di mondi diversi, quindi sì, è proprio una descrizione di questa mescolanza che c'è oramai e va accettata in tutta serenità. Infine, queste inaugurazioni hanno dato l'avvio al Festival delle Religioni, giunto alla sua 4ª edizione, promosso da Comune e Centro Missionario Persicetano. Tema di quest'anno, ascoltare per accogliere. Nasce dal desiderio di questa amministrazione di favorire il dialogo tra le persone del nostro paese, soprattutto cercando di scoprire e condividere le peculiarità e le religioni delle diverse popolazioni che abitano qui a San Giovanni. Quest'anno in particolare il tema del festival sarà l'ascolto, ascoltare per accogliere, proprio perché riteniamo che per poter dialogare sia fondamentale all'inizio, prima di ogni dialogo, ascoltare l'altro.